Buongiorno a tutti voi che state guardando il primo video di questo canale, sul quale vorrei portare una guida su come ottenere ogni singolo shiny presente nel Pokédex, quindi una guida completa allo shiny hunting di ogni Pokémon presente nel Pokédex di Paldea, di Scarlatto e Violetto, che sono 400. In realtà vedremo più avanti che gli ottenibili sono ufficialmente 392. Per poter fare questa guida, devo prima però fare un video introduttivo su come si effettua lo shiny hunting, su quali sono i metodi principali per ottenere un Pokémon shiny. I metodi principali sono tre. E vedremo che per tutti e tre vi serviranno due cose. Il primo è il cromo amuleto, che è l'amuleto che aumenta la probabilità di trovare Pokémon shiny in qualsiasi metodo, vedremo, qualsiasi metodo utilizzate. E questo si ottiene completando il Pokédex, quindi dovete completare tutti i 400 Pokémon di Paldea, averli nel Pokédex, registrati, non solo visti, quindi dovete averli in qualche modo ottenuti o scambiati o catturati. Non è necessario ottenere tutte le forme dei Pokémon, quindi per esempio Dirling ne basta una delle quattro forme, ma dovete avere Dirling nel Pokédex. Una volta completato il Pokédex, il professor Zim vi regalerà come premio il cromo amuleto. Il secondo strumento che useremo sono i panini, ma vedremo più avanti come sfruttare i panini per aumentare la probabilità di incontrare Pokémon Shiny. Dicevo che i metodi principali per trovare un Pokémon Shiny sono tre. Il primo è il famoso metodo Masuda. Per il metodo Masuda bisogna far accoppiare tra di loro due Pokémon di nazionalità diversa, cioè provenienti da file di salvataggio in lingua diversa. Per esempio, questo Weavile o Weavile. Hamburger. Hamburger. Perdonate la mia pronuncia, ma ho sempre imparato a dirli da me, quindi scrivetemi se si pronunciano in modo diverso. Per esempio questo Weavile, penso si dica, è catturato da me, quindi proveniente da un file di salvataggio italiano, e quest'altro Weavile, proveniente da un file di salvataggio coreano, daranno origine a un uovo che ha la possibilità di contenere un Pokémon Shiny pari a 1 su 683. Se abbiamo anche il cromo amuleto mentre facciamo l'uovo, quindi bisogna avere, come detto, finito il Pokédex per averlo, e la probabilità aumenterà a 1 su 512. Non è necessario avere proprio un altro Weavile, ma basterà un altro Pokémon che appartenga al gruppo uovo di Weavile e che sia di nazionalità differente. Per esempio, Weavile appartiene al gruppo uovo campo, quindi potreste usare un Primeape, che appartiene anche lui al gruppo uovo campo. Un prime maschio di un'altra nazionalità, e ancora una volta si applicherà il metodo Masuda e quindi avrete una chance aumentata di far nascere un Weavile Shiny, in questo caso perché quello femmina che usate è Weavile e userete un prime maschio. Chiaramente ricordatevi che se fate accoppiare Pokémon diversi ma appartenenti allo stesso gruppo uovo nascerà sempre il Pokémon femmina. È possibile vedere la nazionalità del Pokémon aprendo il menu con il tasto più, che vi dà le statistiche. Qui in alto vedrete la nazionalità del Pokémon. In questo caso è mio, quindi non c'è nessuna nazionalità. In questo caso mi viene detto che è coreano, o per esempio questi ditto sono inglesi, tedesco, giapponese. Le nazionalità presenti in Scarlatto e Violetto sono 9: italiano, inglese, tedesco, spagnolo, francese, coreano, giapponese, cinese tradizionale e cinese semplificato. Nel caso in cui voi abbiate Pokémon italiani, qualsiasi altra lingua, qualsiasi altra nazionalità può andar bene per effettuare questo metodo. Nel caso in cui vi venga scambiato un Pokémon sempre italiano, vedrete la sua nazionalità che è italiana. In questo caso il Pokémon è stato catturato su un file di salvataggio italiano, ma non da voi. Quindi nel caso in cui sia stato catturato da voi non vedete la nazionalità, ma sapete che è italiano. Nel caso in cui non siete voi i proprietari del Pokémon, vedrete che è italiano, come questo Fuecoco. In questo caso il Pokémon non può essere usato per applicare il metodo Masuda con un vostro, perché anche il vostro risulterà italiano. Per applicare il metodo Masuda, spesso si usano i ditto, molto più semplicemente. Si usano i ditto perché ditto si accoppia con tutti i Pokémon. Quindi, al posto di dover ottenere un Pokémon per ogni Pokémon di cui volete ottenere un uovo che contenga uno Shiny, vi basterà avere ditto e farlo accoppiare con tutti i Pokémon. Per esempio, per ottenere i tre Starter Shiny non dovete cercare uno Sprigatito di un'altra nazionalità, un Fuecoco di un'altra nazionalità e un Quaxly di un'altra nazionalità, o comunque qualcuno appartenente allo stesso gruppo uovo, ma vi basterà avere un ditto di un'altra nazionalità e potrete usarlo per qualsiasi Pokémon, che
che chiaramente può deporre uova. Quindi non va bene per leggendari, non va bene per Gimmighoul. Vedremo che Gimmighoul non si può ottenere shiny col Metonamasuda perché non può fare uova. E non va bene per Ditto stesso, perché Ditto non può fare uova, quindi non potete ottenere un Ditto shiny col Metonamasuda. Ditto è anche comodo per tutti i Pokémon che sono asessuati e quindi non possono fare uova tra di loro o che esistono di un solo genere. Quindi, per esempio, Tauros, che è solo maschio, deve per forza accoppiarsi con Ditto per poter fare un uovo di Tauros. Quindi il Metonamasuda consisterà nel fare un uovo, come abbiamo detto. Io per esempio uso questi due Weavile, un Weavile coreano e un Weavile italiano, ma potrei benissimo usare uno di questi Ditto inglese, tedesco o giapponese al posto di qualsiasi di questi due Weavile. Non è detto che debba usare il mio, potrei usare questo Weavile coreano e questo Ditto giapponese, anzi facciamolo. E i due Pokémon si accoppieranno. Come si fanno le uova è molto semplice, basta fare un picnic e le uova si raccoglieranno nel cestino di fronte al picnic. È meglio se in squadra avete solo i due Pokémon che devono accoppiarsi, perché avendo altri Pokémon, Ditto potrebbe accoppiarsi anche con altri Pokémon, oppure Weavile potrebbe accoppiarsi con un altro Pokémon che appartiene al suo gruppo uovo, se magari non siete sicuri di quale esso sia. Tuttavia, se volete tenere più Pokémon in squadra, potete benissimo indirizzare l'accoppiamento, e questo lo fate dando uno strumento che serve per l'accoppiamento al Pokémon che volete che si accoppi con Ditto. Questi strumenti sono la pietra stante, il destin comune o qualsiasi di queste sei fasce. Quindi Vigor Cerchio, Vigor Fascia, Vigor Lente, Vigor Banda, Vigor Glire e Vigor Peso. Se date uno di questi sei oggetti, o il destin comune o la pietra stante, a Weavile, Ditto si accoppierà solo con Weavile. Quindi ricordatevi, date uno di questi strumenti al Pokémon che volete che si accoppi. Se facciamo un picnic e cerchiamo di fare un uovo in questo modo, otterremo mediamente un uovo ogni mezz'ora, cosa che può risultare molto scomoda. Quindi, per velocizzare la cosa, possiamo acquistare un panino. Si può acquistare o in questa città, che è Las Brasas, oppure anche a Eudapoli. È esattamente lo stesso panino, lo trovate a questo ristorante, costa veramente poco, e vi garantirà un potere uovo di livello 2, questo qua, la composta Dufils. Questo vi permetterà di fare più uova per mezz'ora, i poteri dei panini durano mezz'ora. Questo panino non aumenta la probabilità di ottenere un Pokémon Shiny con il Metonamasuda, ma aumenta la velocità con cui raccoglierete le uova. Quindi adesso che abbiamo questo panino, faremo un uovo ogni minuto, 2 minuti, 3 minuti più o meno, potremo ottenere un uovo, quindi molto più veloce. Quindi adesso, con il potere uovo che, se schiacciate la freccia direzionale destra, potete vedere attivo, potere uovo livello 2, andiamo a fare il picnic. Quindi apriamo il nostro picnic e, avendo solo quei due Pokémon in squadra, vedremo solo Ditto e Weavile più il Pokémon leggendario che abbiamo nel nostro gioco. Qui, schiacciando il cestino, si raccolgono le uova. Potete accumulare fino a un massimo di 10 uova, quindi non fate il panino con il potere uova livello 2 e aspettate mezz'ora e poi raccogliete tutte le uova, perché ne raccoglierete al massimo 10. Magari ogni 5-10 minuti raccogliete le uova in modo da svuotare il cestino e permettergli quindi di riempirsi ulteriormente. Una volta fatto questo, raccolte le uova per mezz'ora, avrete il vostro box o più box pieni di uova. Le uova non si raccolgono nella squadra, ma si raccolgono nei box, quindi controllate di avere almeno 1-2 box liberi. Esiste anche un panino che vi dà un potere uovo di livello 3. Questo panino tuttavia necessita di una spezia nascosta, quindi non vi consiglio di sprecare una spezia nascosta per un panino con un potere uovo di livello 3. Vi farà semplicemente deporre più uova, ovviamente nella mezz'ora in cui avrà il suo effetto, ma non penso ne valga la pena, perché le spezie nascoste servono, come vedremo, per i prossimi due metodi per ottenere gli shiny allo stato selvatico e sono molto più utili in quel caso lì. Qui, magari al posto di fare 50 uova, ne fate 60, ma non so se può valerne la pena. Comunque, se lo fate, ricordatevi di salvare prima, in modo da poter riottenere la spezia nel caso in cui non trovate lo shiny, e soprattutto nel metodo Masuda,
può essere utile salvare prima, visto che il gioco non permette di liberare più Pokémon alla volta, ma dovete liberarli uno alla volta. Voi fate schiudere tutte le uova, se non trovate lo shiny, al posto di dover liberare due box di Sneasel non shiny e liberarli tutti e 60 uno alla volta, vi basterà spegnere e riaccendere e avrete nuovamente i box vuoti e le risorse nella borsa, quindi doppiamente utile in questo caso salvare prima. Non c'è nient'altro che possiate fare per aumentare la probabilità di ottenere un Pokémon Shiny col metodo Masuda. La miglior possibilità è 1 su 512, quindi non è assolutamente utile che i due genitori siano Shiny, non fa alcuna differenza. Non c'è nessun panino che aumenta la probabilità di Shiny dal metodo Masuda, ma solo questo panino che abbiamo fatto che aumenta le uova ottenute, quindi avendo più uova avrete più possibilità. E non fa alcuna differenza che abbiate riposto Coraidon nella Pokéball o che sia libero, i Pokémon faranno le uova allo stesso modo e alla stessa velocità e la possibilità di shiny non varia. Adesso che avete fatto un po' di uova, io non ne ho fatte tante, voi avrete molte più uova dopo mezz'ora, è il momento di farle schiudere. Per farle schiudere vi serviranno due cose: per velocizzare la schiusa delle uova, per schiuderle basta camminare e muovervi col vostro Pokémon, ma per velocizzare la schiusa delle uova vi servono due cose. Ancora una volta il potere uovo, perché il potere uovo, oltre a velocizzare la deposizione delle uova, velocizza anche la schiusa delle uova, quindi ancora una volta potete comprare un altro panino con potere uovo livello 2 per velocizzare, oppure comprate solo un panino e per un quarto d'ora deponete le uova, per il quarto d'ora rimanente le schiudete, vedete un po' voi. Anche qui il potere 3 le farà schiudere più velocemente, quindi valutate voi se vale la pena usare una spezia o due, dipende se fate mezz'ora e mezz'ora, un quarto d'ora, se usare delle spezie per deporre più uova e farle schiudere più velocemente, ma comunque tenete conto che vi servirà un po' più di tempo, perché se fate più uova comunque ne avrete di più da schiudere, anche se si schiudono più velocemente. E la seconda, molto importante, è un Pokémon con un'abilità che dimezzi i passi necessari per schiudere le uova. E questo Pokémon sono i Pokémon che hanno l'abilità Vapormacchia, Corpo di Fuoco e Magma Scudo. Magma Scudo è un'abilità unica di Kamerut, Corpo di Fuoco di Talonflame e anche Fletchinder volendo, e anche Colossal e Charcoal, e Vapormacchia di tutta la linea evolutiva di Colossal, quindi anche Rolicoli, Charcoal e Colossal appunto. Qualsiasi di questi Pokémon ha l'abilità adatta per far schiudere le uova. A onor di cronaca vi dico anche che Charchadè, Moltres e Heatran hanno l'abilità Corpo di Fuoco, tuttavia è un'abilità nascosta, quindi dovrete dargli il cerotto abilità per ottenerlo. Vi nomino anche Heatran e Moltres perché comunque sono Pokémon trasferibili da altri giochi e quindi potete ottenerli legalmente in questo gioco. Io userò un normalissimo Talonflame con Corpo di Fuoco. A questo punto vi basterà solo muovervi e far schiudere le uova. Se si schiude un uovo shiny non avrete alcun segno visivo che sia shiny se non il Pokémon stesso, ma non ci sono stelline o rumori particolari che vi avvisano che avete schiuso un Pokémon shiny, dovete riconoscerlo voi. Questo metodo è molto facile, molto semplice, vi basterà appunto il cromo amuleto per aumentare leggermente la probabilità e un potere uova come consiglio livello 2. Non starei a sprecare spezie per ottenere un potere uovo livello 3. Vi aggiungerò la ricetta del panino per avere un potere uovo livello 3. Utilizza, vi posso già dire, una spezia dolce. Mi sembra che sia 6 noodles e una spezia dolce. Veniamo ora al secondo metodo per ottenere un Pokémon shiny, che è la comparsa massiccia, o in inglese Mass Outbreaks. Come funzionano? Le comparse massicce sono tutte quelle comparse che vedete appunto nella mappa. Non questi Pokémon che vedete intorno a voi, questi sono i Pokémon nei dintorni, ma se zoomate al secondo livello di zoom vedrete solo alcuni Pokémon che hanno tra l'altro uno sfondo rosso, leggermente rosso dietro. Queste sono comparse massicce. Vuol dire che se andate in quel luogo, quel Pokémon che vedete nella comparsa massiccia apparirà più frequentemente e anzi in particolare apparirà solo lui. Per esempio andiamo a vedere questa comparsa di Flipton. C'è una meccanica che permette di aumentare la probabilità di ottenere un Pokémon shiny sfruttando le comparse massicce. Il metodo consiste nell'uccidere o catturare 60 dei Pokémon della comparsa massiccia. Quindi è molto più veloce ucciderli, potete ucciderli, anzi è preferibile ucciderli nella modalità Let's Go, e semplicemente
dovete ucciderne 60. Non preoccupatevi se dovesse comparire lo shiny. Nella modalità Let's Go, il Pokémon che viene mandato all'attacco non ucciderà lo shiny se lo incontra. Anzi, questo è anche un modo per poter riconoscere uno shiny nel caso non siate sicuri. Basta mandare il Pokémon all'attacco in modalità Let's Go e nel caso non lo uccida e si fermi, vuol dire che il Pokémon è shiny. Il gioco non vi fornisce alcun tipo di counter per arrivare a 60, ma dovete essere voi a tenere il conto. Per fare questo potete semplicemente contarli voi, tenendo a mente che, ovviamente, se il Pokémon non appartiene alla comparsa non è da contare, per esempio questo Marsdale non è da contare, ma anche se è un Flittle. Per esempio questo Flittle non appartiene palesemente alla comparsa massiccia, siamo ormai fuori dalla comparsa massiccia, quindi questo non sarebbe da contare. Quindi cercate di rimanere nella zona della mappa dove vedete appunto il simbolo della comparsa. Tuttavia il gioco vi avverte tre volte man mano che la comparsa diminuisce in numero, perché le comparse massicce hanno un numero limitato di Pokémon, intorno ai 100-120 Pokémon, quindi sicuramente riuscite a ucciderne 60. Tenete a mente che quando il Pokémon vi avvisa che la comparsa sta diminuendo non vuol dire che avrete meno spawn intorno a voi di quel Pokémon, ma vuol soltanto dire che vi state avvicinando a quel numero limite in cui la comparsa scomparirà. E una volta scomparsa non avete più accesso al bonus, ovviamente, e nemmeno alla comparsa massiccia. Quindi, il gioco vi avvisa una prima volta intorno ai 25-30 Pokémon uccisi, una seconda volta intorno ai 50-60 Pokémon uccisi e una terza volta intorno ai 70-75 Pokémon uccisi. Quindi, se voi volete essere al 100% sicuri di averne uccisi 60, vi basterà aspettare il terzo avviso in cui il gioco vi avvisa che la comparsa sta diminuendo e siete sicuri di essere sicuramente oltre i 60. Ecco, questo è il primo avviso, il Flittle stanno diminuendo, questo è il primo avviso, quindi siamo intorno, come ho detto, ai 25-30. Qua ho scelto anche uno difficile, tra l'altro, perché Flittle si vede molto poco, ma vedremo poi, facendo la disamina di ogni singolo Pokémon del Pokédex, come riconoscerli, dove trovarli, dove è meglio farli. Questo è il secondo avviso, i Flittle della comparsa sono diminuiti ulteriormente e il terzo vi dirà che sono rimasti in pochissimi. Quello è il terzo avviso oltre il quale non vi conviene andare, perché siete sicuramente oltre i 60 e siete sicuramente comunque lontani da 100-120, che è il limite massimo. E quindi avete tutta la possibilità di catturare 5, 6, anche 10, 20 shiny del Pokémon che state cercando. Nel caso di comparsa massiccia, una volta uccisi i 60 Pokémon, la probabilità di ottenere un Pokémon shiny sarà 1 su 1366. Se siete anche in possesso del cromo amuleto sarà 1 su 820. E se avete fatto anche un panino con potere cromatico del tipo necessario per il Pokémon della comparsa, diminuirà a 1 su 512. Questo è il terzo messaggio, il flitto della comparsa sono rimasti in pochissimi, vedete che ne ho ucciso un altro, non succede niente, però adesso mi fermo perché sennò non ha più alcuna utilità andare avanti. Dopo aver ucciso i 60, possiamo fare un panino con potere cromatico livello 3 di tipo psico, perché Flittle è di tipo psico. Nel caso in cui il Pokémon abbia due tipologie, possiamo fare una qualsiasi delle due, e vi metterò anche una lista di tutte le ricette per ottenere il potere cromatico livello 3 per ogni tipo, per tutti i 18 tipi, quindi potete così fare il panino che più vi è necessario. Un panino da sempre 3 poteri, ma l'unico che vi interessa dei 3 è quello del potere cromatico, perché i Flittle li trovate già, perché ci sono nella comparsa, quindi non ha nessuna utilità avere anche un potere incontri di tipo psico, perché qua ci saranno Flittle. Ci basterà semplicemente girare e controllare ogni Flittle. Adesso Flittle è difficile perché cambia poco, però ci basterà controllare ogni Flittle appartenente alla comparsa che spawna nella comparsa massiccia, e nel caso in cui nessuno sia shiny farli despawnare e rispawnare. Quindi ci allontaniamo dal posto e ritorniamo al posto, e quindi questi qua saranno Flittle diversi dai precedenti e possono essere shiny, ognuno con una probabilità su 512. Alcuni effettuano la caccia nelle comparse massicce anche in questo modo, facendo un picnic per despawnare e rispawnare i Pokémon. Quindi semplicemente vi mettete qua in mezzo, un po', non proprio in mezzo alla comparsa, ma diciamo dove l'avete tutta sott'occhio. Adesso Flittle è molto difficile, quindi da vedere, quindi non farei questo metodo, però potete benissimo aprire il picnic e chiuderlo immediatamente appena i Pokémon escono.
potete chiuderlo immediatamente con Y. E a questo punto rispawnano altri Flittle. Questi Flittle sono diversi dai precedenti. Quindi è un altro modo semplicemente per despawnare e rispawnare i Flittle. Io preferisco muovermi, soprattutto perché al potere cromatico livello 3 aggiungo sempre anche il potere incontri livello 3 e in questo modo, anche uscendo dalla comparsa, vedrò altri Pokémon psico in questa parte dove non c'è la comparsa, ma comunque andando lì e ritornando vedrò altri Pokémon psico. Nel caso in cui Flittle sia nel pool di Pokémon di questa zona, potrei vedere altri Flittle e quindi controllarne. Ecco, in questo, vabbè, adesso non ho il panino, però questa è l'utilità, che allontanandomi vedo altri Flittle, quindi non spreco completamente il tempo in cui faccio despawnare e respawnare i Pokémon. Nel caso in cui Flittle sia l'unico psico del pool di Pokémon che possono spawnare è ancora meglio perché vedrò solamente altri Flittle e quindi mi può essere solo che utile. Per il terzo metodo andremo sempre a fare Flittle, ma in un modo diverso, cioè andremo a sfruttare il fatto che Flittle sia l'unico Pokémon psico in un pool di Pokémon di una certa zona. In questo modo potremo fare un panino con potere cromatico psico livello 3, ovviamente, e potere di incontri psico livello 3. Il potere di incontri livello 3 significa che solo Pokémon psico possono spawnare durante il panino. Questo non si applica nel caso in cui nel pool di Pokémon della zona non ci siano Pokémon psico. Quindi, se voi fate un panino livello 3, incontri livello 3 psico e non vedete Pokémon psico in giro, vuol dire che in quella zona non possono spawnare Pokémon psico. Per esempio, se facessi un panino incontri acqua livello 3 qua, non vedrei nessun Pokémon acqua, non è che inizia a spawnare Magikarp magicamente. Ma se mi avvicinassi al mare, vedrei solo Pokémon acqua, ovviamente. In questa zona in particolare, ma vedremo le varie zone man mano che facciamo tutti gli esemplari nella guida nei prossimi video. In questa zona Flittle è l'unico Pokémon psico, quindi in questo caso ci servono tuttavia due poteri, il potere incontri e il potere cromatico, perché se abbiamo solo il potere cromatico vuol dire che i Pokémon psico avranno più probabilità di comparire cromatici, ma non ne compariranno, perché in questa zona Flittle compare ogni tanto, quindi magari ne troveremo due o tre ogni tanto. Invece noi vogliamo vedere solo Flittle, in modo che vedendone tanti abbiamo più probabilità di trovare l'esemplare cromatico. Quindi anche qui potete usare le stesse ricette che vi ho dato per le comparse, perché come vi ho detto io uso le stesse, anche se per la comparsa massiccia il potere incontri non è necessario. Tuttavia potete usare le stesse. Quindi vado a sfruttare il fatto di isolare un certo Pokémon per il fatto che è l'unico di quel tipo che può spawnare in una certa zona. Questa cosa non può essere fatta con tutti i Pokémon, per esempio con i Pokémon acqua è molto difficile perché sono tutti acqua nell'acqua, quindi non posso isolare Magikarp facendo un panino incontri tipo acqua, perché incontrerò tutti gli altri Pokémon acqua che ci sono nel mare. Quindi non si può fare con tutti, ma con molti si può fare ed è molto più comodo che usare la comparsa, vedrete adesso perché. Con questo metodo le probabilità sono leggermente peggiori che con la comparsa, ma vedremo che può essere utile perché vediamo molti più Pokémon nello stesso tempo. E le probabilità sono, ovviamente, senza Cromo Amuleto e senza Panino, sono le probabilità base 1 su 4096. Col Cromo Amuleto andiamo a 1 su 1366. Con il Panino potere cromatico livello 3 andiamo a 1 su 683. Quindi più o meno c'è un 150 di differenza rispetto alla comparsa massiccia. Però è molto più comodo perché, come vedete, adesso ho fatto il Panino livello 3, vedete che vedo solo Flittle perché è l'unico Pokémon psico in questa zona. E quindi adesso non dovete continuare a despawnare e rispawnare i Pokémon, perché semplicemente muovendovi in questa zona i Pokémon spawneranno e rispawneranno da soli. Questo vi permette di vedere molti più Pokémon rispetto a quelli che vedete nella comparsa massiccia. Vedete, tutta questa zona è piena di Flittle. Quindi 1 su 683 può essere incontrato scelto. Quindi in questo caso non dovete uccidere nessun Pokémon, ma avete bisogno del potere incontri e del potere cromatico, in modo da isolare quel Pokémon e poter incontrare solo lui, Shiny, con il boost del panino comunque del potere cromatico. Potete anche combinare gli ultimi due metodi,
E quindi avere una comparsa nella zona in cui il Pokémon può essere isolato. Per esempio, avere una comparsa di Flittle qua potrebbe essere utile, perché immaginiamo di avere una comparsa qui, io controllerei tutti i Pokémon della comparsa e poi allontanandomi vedrei solo Flittle. Quindi comunque non spreco il tempo che uso per despawnare e rispawnare i Pokémon. Come vedremo, però, non si può scegliere dove una comparsa appare nella mappa, quindi è più che altro fortuna. Non tutti i Pokémon possono essere isolati, come non tutti i Pokémon possono avere una comparsa massiccia, ma questo lo vedremo analizzando ognuno singolarmente. Ci sono tuttavia zone in cui magari ne potete isolare due o tre in base al tipo e potete comunque effettuare uno Shiny Hunting su più Pokémon. Questo metodo vi assicuro funziona molto, l'ho usato quasi più delle comparse massicce, perché la comparsa massiccia ha un principale problema, che non so se avete visto, le comparse che vi appaiono ogni giorno sulla mappa sono casuali, sono di Pokémon casuali. Quindi, se volessi una comparsa di Flittle e non ce l'avessi, ovviamente adesso io ce l'ho qua, ma se non avessi una comparsa di Flittle, come faccio a far spawnare sulla mappa una comparsa di Flittle? Questo lo vediamo. Mi sembra che il video sia venuto già abbastanza lungo, quindi lo vediamo magari in un appendice. Faccio un appendice nel prossimo video in cui vi faccio vedere come, semplicemente, come far comparire le comparse desiderate. Quindi nel prossimo video vedremo velocemente come far apparire la comparsa desiderata per poi effettuare lo Shiny Hunting, perché di alcuni vedremo che è quasi l'unica maniera per farli. Far apparire la comparsa e poi uccidere i 60 e sfruttare il metodo, diciamo, della comparsa massiccia, ma per molti non è necessario, c'è questo metodo. Inoltre, questo terzo metodo può essere utile nel caso in cui voi abbiate finito di cacciare un Pokémon di una comparsa massiccia, ma vi rimane del tempo di panino. Per esempio, avete appena fatto un Pokémon Psico e vi rimangono 10 minuti di panino Psico. Al posto di spegnere e buttare via il panino, potete andare in un posto dove sapete che c'è solo quel Pokémon Psico, per esempio in questo caso Flittle, magari vi manca Flittle Shiny, allora in quei 10 minuti rimanenti andate qui, dove sono io adesso, a cercare Flittle Shiny. Ricordo che potete mettere in pausa qualsiasi panino schiacciando il tasto Home, quindi in questo modo, per esempio qua abbiamo 24 minuti e 25 secondi rimanenti, 24, 24 e 24, stiamo 10 secondi nel menu home e rientrando sarà ancora 24:24. Il tempo non scorre, quindi voi potete benissimo mettere in pausa il panino e continuarlo più avanti. L'importante è che non spegnete il gioco. Se spegnete il gioco, il panino si azzera. Con questo vi lascio al prossimo video in cui vedremo come far comparire le comparse del Pokémon desiderato sulla mappa. E alla prossima!